Ale. C'era da aspettarselo. È incredibile. Facciamo 6 metri, prendiamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, non si arriva. Ma non nei capelli che c'è stasera. Dai, una bruttissima. Prevedibile. Ormai sono prevedibile. Cazzo, i capelli show stasera. devo darvi una brutta notizia. La diretta di prima non c'è. Ai 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 ai. Mi dispiace tantissimo. Purtroppo non si è mantenuta e quindi... quello che abbiamo fatto della prima parte del decreto purtroppo lo rifaremo magari in maniera più veloce, ma non è rimasto niente, quindi non ve lo siete visti postare perché non c'era. Mi spiace. Vale, posso dirti una cosa? Prego. Allora, prima di tutto grazie, non so più come esprimerti la mia gratitudine. Secondo, vorrei tanto essere tua figlia, ma purtroppo il mio istinto materno mi fa essere mamma tua. E quindi, vabbè, va così. Però stavo facendo una riflessione un po' di giorni, però poi non riesco a entrare nelle dirette, non so se già mi conoscono e per cui mi eliminano d'ufficio, non coincidono i tempi, non si capisce, va bene, non vogliamo neanche saperlo. Tanto poi, per fortuna, ci sono le registrazioni che mi accompagnano nelle mie lunghe notti insonni. No, mi riferivo alla tua diretta di giovedì, quando, parlando del digiuno, ti sei messa molto in discussione e mi sono nate dei pensieri, ecco, chiamiamoli così. Nel senso, io so che il digiuno porta sicuramente a malefici e benefici, come tutte le cose, no? Della serie. Men sano in corpore sano, ma se non mangi è qualcosa... non va bene. E quindi noi che ti vediamo come quella fiammellina, che quelle scintilline, no? Dove coglie coglie si incendia tutto e noi aspettiamo di essere incendiate dalle tue scintilline, ok? E quindi ti vogliamo perfettamente in salute. Però so che tu l'hai fatto per un motivo, uno dei motivi, credo, no? Quello del fiaccare un po' il tuo spirito bollente. E di così parliamone, una che ha lo spirito bollente, la vista gliel'ha fiaccato fino allo schifo dal non potersi, e tu lo sai, neanche più potersi muovere, perché sennò era bello bollente, ma adesso, vabbè, più che danni non combino. Ma
tutti i meriti, non so se un giudice maschio o femmina, un magistrato maschio o femmina, vabbè, una roba diversa da loro. Tutti i meriti, un giudice, un magistrato che si confronti con te, che non tema il tuo carattere, che come te voglia giustizia, voglia far rispettare la legge. Forse stiamo facendo i pensieri e i messaggi sbagliati, concentrandoci su quelle povere anime che prima di tutto hanno rinnegato se stessi. Perché io credo che, tranne le eccezioni che ci sono sempre nella vita, chiunque abbia scelto quella professione da piccolo sognava di portare avanti la legge, la giustizia, di sistemare tutto il mondo. E poi pian pianino, e per cui prima di sé tradiscono il loro bambino, il loro sogno, e io spero che se ne accorgano in tempo, perché quando c'è un momento della vita dove fai bilanci, e lì, scusate il francesismo, sono cazzi se tu hai tradito il tuo bambino interiore, se hai tradito i tuoi sogni, se hai tradito le tue passioni. Sono veramente cazzi e molto amari. E quindi non digiunare, perché tu ti meriti di meglio, ti meriti anche i pasticcini, ti meriti il fritto misto, ti meriti tutto e ti meriti un giudice che voglia confrontarsi con te nella legge, nella giustizia e nell'amore. Gli altri purtroppo hanno il loro percorso, ma non utilizziamo le nostre energie per loro, perché sono un po' sprecate. Poi volevo dirti, mezzo secolo fa, e credo che nessuno di voi, vabbè, a parte Lalli Galli, che io proprio l'ho vissuto in prima persona, ok, voi no, siete arrivati dopo, e quindi dovete accontentarvi delle repliche. Tra ragazzi ci si trovava 20, 30, 40, tutta una roba in sci, chi andava, chi veniva, chi tornava, e c'era una cosa che, una canzoncina che diceva: vieni a pescare con me, mi manca il verme, ok? Se me la vuoi cantare, io sono in quella situazione, non che il verme non sia utile, però un po' come la mosca, non abbiamo ancora capito a che cazzo servono, a qualcosa il buon Dio li avrà fatti e servono. Ma bene, bene, non il verme a pescare. Se vuoi invitarmi a pescare con te, io ci sto. Grazie, un abbraccione. E non cambiare. Per niente, per nessuno. Anche perché quei magistratini lì che nei corridoi dicono come facciamo, prima di tutto, ad affrontarti, è un termine bruttissimo di guerra. Ma che cazzo dici? Devi portare avanti la legge, mica la guerra. E non l'ho capito. Ma se per caso devono giudicare Hannibal de Cannibal, come cazzo fanno? Diciamolo, si rifiutano? Non fanno più processi perché ognuno ha il suo carattere, i suoi perché, i suoi per come, le sue aggressività, le sue violenze? La gente è abituata troppo a nascondersi dietro un dito, me compresa, e non mi permetterei mai di giudicare gli altri. Anch'io ho il mio dito, dove sto dietro, ben protetta. Spero che mi venga un allucione, capito? Di quelli proprio grossi, 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 che nasconda tutte le mie imperfezioni. Un abbraccio e grazie a tutte le persone che partecipano a questa chat. Ma riusciremo un giorno a non andare a pescare con lei, ma andare a fargli compagnia in piazza come Dio comanda e come i nostri cuori comandano? Ciao, buona serata. Teresa, io ti ringrazio, non posso che aggiungere che è un piacere sentirti come sempre, ogni volta. Quindi grazie. Cavolo, il problema è che me la ricordo anch'io quella canzone. Quindi qualcosa mi viene da dire. Quanto sei vecchio! Non sono il mezzo secolo, ma è giusto giusto, però me la ricordo perché anch'io a scuola per giocare con gli amici si usava. A chi non se la senza dimentica? Tommaso, non ti ho capito, sei di metallico, ripeti. Ho detto, chi è che non se la ricorda? Ah, beh, ok, allora non sono solo io quello con la barba bianca, meno male, va.
Ma anche soltanto i film degli anni 80 di Natale che suonano quelle canzoni lì, ma dai, dai. Sì, sì, no, no, vabbè, io me la ricordo benissimo perché la utilizzavamo tantissimo noi ragazzi quando eravamo giovanissimi praticamente. Era un pezzo dell'estate. Sì, sì, adesso non ricordo se era estate o inverno, però la usavamo per sfottò tra di noi, come i ragazzi fanno. Comunque mi sono visto tutte le dirette. Poi comunque non è vero che manchi da due giorni, manchi da venerdì sera con appuntamento. Manchi da venerdì sera con appuntamento. Quindi sono due giorni e mezzo. Quindi poi io, vabbè, oggi me la sono vista, mi sono visto un po'... Peccato, quella di oggi mi sarebbe piaciuto anche a me intervenire, sia quando hanno parlato, ormai sono diventato quello dei funghi, ho visto, e poi il signor Luigi che ha parlato oggi, mi sarebbe piaciuto fargli qualche domanda, ma non perché non bisogna essere d'accordo su quello che dice, ma volevo capire di più quello che diceva. Peccato che... speriamo che torni. Visto che comunque un pochino ci ha messo la voce, non dico la faccia, ma un pochino ci ha messo la voce. Ah, però mi sarebbe piaciuto fargli qualche domandina in più. Non sui birilli, perché vabbè, i birilli no. Comunque, bentornata. Birilli sono come funghi. Grazie. Sì, sì, ormai sono quello dei funghi, sì, sì. Quando si sente parlare dei funghi sono io. Comunque, Vale, te li ho spronati tutti, eh. Saranno i funghi. Saranno i funghi, ma te li ho spronati quasi tutti. Già. Hai visto? Sì, sì, sì. Che risposta eccezionale. Sì, ma li ho presi nella psicologia e quindi spronati tutti. Ma bello, eh? Sto sentendo un sacco di cose che mi interessano, quindi meno male. Meno male. Come ha detto anche qualcuno, anche sicuramente anche a livello economico c'è un discorso di ragionamento. Ma non è solo quello, non è solo quello, fa parte, sicuramente, ne fa parte, purtroppo tutto si muove intorno a quello, quindi sicuramente ne fa parte. Comunque. Parlare di cose più serie? Buonasera. Ti avevo già addocchiato, stavo aspettando, Riccardo. Ciao, buonasera. Scherzavo, allora, dai, scusa Luca, non ci sei, quindi vai tranquillo. Vai Ricca, ripeti perché ho aperto il microfono, non ci hai sentito. No, dicevo Luca di andare perché è da un bel po' che manca, sarà andato. No, anche un bel po', io sto aspettando da venerdì sera come appuntamento, poi sabato e domenica, non so perché immaginavo che non ci fossi, non so perché, vabbè, forse reduce da quella settimana lì un po' così. E poi oggi io faccio fatica, ragazzi, di giorno, e quindi quando posso mi intrufolo, poi non arrivandomi neanche a me le notifiche, e ogni tanto vado a vedere, spesso e volentieri c'è postata che c'è già stata la diretta. Niente, ho provato anche a ristallarlo Telegram, ma non mi arriva quando, cioè, stasera mi sono arrivati gli stick, quindi ho capito che dopo ci sarebbe stata la diretta. Bellissimi stick, tra l'altro. Quella è una buona idea, quel postare uno sticker dopo un altro, mi permette anche a chi non arrivano le notifiche o comunque chi ha difficoltà per il canale, in qualche modo di dare un allarme. Quindi hai una cattiva comunicazione. Comunichi male, Valentina. Non sai niente, non sai come si comunica. Cioè, secondo qualcuno, perché gli stickers io comunque provo, più di questo non posso no, ma gli stickers sono un bel avviso, cioè oltretutto è una roba che ci smuove anche, no? Oltre, cioè, l'intrattenimento dell'attesa, insomma, ci rasserena in un certo senso. Vabbè, approfitto giusto per aprire e chiudere, quando avrai voglia, perché io leggo in continuazione di allarmismi per quanto riguarda le vaccinazioni o i tamponi o quant'altro negli ospedali. Adesso inizia di nuovo la ruota, no? Ma tu, cioè, hai dato un vademecum un tempo fa
Perché sta cosa qui ormai vedo che c'è un certo comitato che continua con i suoi avvocati e sinceramente sono anche stufo perché vorrei dare delle soluzioni, no? Però le soluzioni di Valentina non so in quale video andare a cercarli. Quindi se riesci una roba chiara e insomma limpida, penso che possa essere utile per tutti, visto che adesso siamo alle prossime con questi eventi qua. Grazie. Allora, io ringrazio te e senza voler fare polemica, mi approfitto domani mattina di rispondere a questa tua richiesta, nello specifico con il documento che si sta facendo utilizzare per quanto riguarda l'accesso agli ospedali. Faccio solo una piccola premessa, poi domani mattina, proprio nell'apertura della giornata, ne parleremo. Parleremo solo di questa condizione. Faccio solo una premessa. Illo tempore, mi piace tantissimo questa forma. E illo tempore, io avevo chiarito che quello è uno dei luoghi privati che sono sul filo della trasformazione ancora tra pseudo pubblico e privato e sta proprio nella figura del soggetto di pretendere esercitare quella parte pseudo pubblica. Ecco, a chi urla al lupo, dove siamo arrivati? In realtà è tutto normale perché nella versione, nella veste in cui si trovano, è normale. Avevo già detto che cosa sarebbe accaduto, cosa avrebbero fatto, cosa hanno in diritto di fare. La modalità con la quale si sta facendo muovere le persone è completamente sbagliata. Perché? Per due motivi. Uno, conferma ancora di più che il soggetto è non in grado di intendere e di volere e ha bisogno di un accompagnatore che parli per lui. Due, utilizza un documento che ancora una volta è un prestampato, quindi non è lui a parlare, ma è un avvocato per lui. Quindi mi fermo qui, ne parliamo domani mattina e apriremo la giornata solo su questo argomento. Vorrei precisare che all'inizio erano anche partiti bene in cui appunto spronavano le persone, in questo caso i cittadini, ad applicare le leggi. Poi sono subentrati gli intermediari dello Stato SPA, sappiamo. E quindi anche lì c'è una trasformazione e quindi ritorniamo su un giro di denaro. Cioè stiamo facendo qualcosa per l'umanità o stiamo, non lo so. Comunque sono delle letture queste, ovviamente una considerazione personale e come dice qualcuno mi assumo la responsabilità, è quello che dico. Ed io a mia volta, quando leggerò, ovviamente pubblico, questo scritto che mi hanno passato, perché io comunque tante cose non metto in evidenza, ma mi viene inviata in privato. E quindi una considerazione, una valutazione, una specifica nel merito. Ed evito tante volte di entrare nel discorso, ma nell'occasione parto proprio da quello scritto e ci ragioniamo insieme. Allora, ho un'idea, ve la propongo e mi dite se possiamo gestirla così, la serata. Luca aveva tante domande, vero Luca? Che ne avevi Sì, anche? no, vabbè, un po' visto che hai risposto anche in qualche altra cosa, però io intanto me le sono segnate, ma no, non voglio tornare indietro nel tempo, nelle dirette, cioè perché ho visto che tante già le hai risposte, però sì, qualche domanda ancora ce ne ho, cioè sulle cose da fare ce ne avrei a quintali, sulle cose che hai detto mi sarebbe sempre piaciuto essere in diretta per parlare, ma me le sono segnate, le vado a prendere. Allora,
Vi propongo una condizione, vediamo. Vorrei rispondere, tra virgolette rispondere, nel senso che io non farò nient'altro che leggere l'etimologia dei termini che mi erano stati richiesti e ricordato oggi da Dante. Aspettate, perché non so se Dante c'è. Vabbè. Ah sì, perfetto. Aspettate, perché alcuni di voi non hanno ancora il microfono aperto, ma perché date il tempo al mio angelo custode di fare ciò che io di solito faccio da sola. Quindi, Mara, non riesco ad aprirti il microfono. Quindi stasera tocca a te, purtroppo. Boh. E, per il resto vedo ce l'avete tutti aperti. Grazie Angelo Custode. E, allora Dante, ti ho visto, quindi sono contenta che ci sei. Allora, io non faccio nient'altro che leggere quella che è l'etimologia della parola e poi sarà Dante magari a specificare per quale motivo ha preso in essere questi due termini. Sei d'accordo Dante? Buonasera a tutti, ciao Valentina. Sì, credo che, ma se vuoi ci posso mettere il mio commento, però la spiegazione ce la darai tu. Ma che non ti si sente per niente. Il mio telefono si sente adesso? No? Sì. Non ci posso fare niente, posso provare a uscire e rientrare, aspetta. Ricordo bene, i due termini sono nullo e annullabile. Mi sentite adesso? Molto meglio, molto meglio. Okay. Allora, stavo dicendo, purtroppo vabbè, il mio telefono lascia un po' a desiderare. E, sì, molto volentieri, io ci posso fare anche un commento. La spiegazione del nullo e dell'annullabile ce la darai tu, poi io posso... Aspetta, perché sai che io sono molto pignola in questo, quindi al di là delle considerazioni personali preferisco partire dall'etimologia della parola e poi confrontarci insieme, soprattutto sulla motivazione per la quale hai chiesto di parlare rispetto a questi due termini, e quindi poi ci confrontiamo, certo, insieme a tutti gli altri. Molto ok? Volentieri, certo, grazie. Io sono in ascolto. Sono qua che ascolto in silenzio intanto. Allora, ricordate di tenere tutti i microfoni chiusi quando non parlate, in modo tale da non accavallarci. Parto da nullo. Allora, nullo, che non ha valore. La sentenza è stata dichiarata nulla, grandezza nulla, in matematica quella avente valore zero, scheda nulla, quella dichiarata non valida perché compilata in modo irregolare o imperfetto, non esprime chiaramente la volontà del votante. Dante, l'altro era annullabile? Sì, sì, certo. Annullabile, che si può annullare. Annullare, dichiarare nullo. Togliere valore a un atto affetto da vizi. Per esteso, rendere vano, privare di validità o di efficacia. Annientare, distruggere. Ora chiedo a te la motivazione per la quale volevi che centrassimo il discorso su questi due termini. Allora, dunque, spero mi sentiate bene. Ok, beh, mi avvicino il più possibile al telefono. Allora, sì, quello che hai letto
lo condivido appieno. Io ho fatto questa proposta di fare questa considerazione semplicemente perché mi volevo volevo riportare il tutto in quello che sono i decreti legge, quello che è la Costituzione, quello che sono dei contratti o che sono delle delibere assembleari o parlamentari, insomma quello che è la legge che definisce le due forme, da nullo a annullabile. Insomma, nullo io credo possa essere considerato come un qualcosa che è stato creato in base tipo alla Costituzione, no? Se noi seguiamo gli articoli della Costituzione, creiamo un qualcosa che deve avere il suo fondamento sulla Costituzione. Se viene infranto un articolo della Costituzione nel creare questa legge o questa delibera, questa delibera viene a considerarsi anche dopo anni nulla, perché è stata costruita su un vizio di costruzione, di forma, di fondazione. Annullabile invece è quella parte di delibera che può avere o contenere nella, cioè, la delibera ha una costruzione corretta, cioè sia per numero di partecipanti, per presidente, mica presidente, insomma come spiega la legge del codice civile, no? Però se la delibera è regolare come delibera, ma contiene una parziale forma di vizio, quella può essere annullabile dietro richiesta del querelante, in questo caso di colui che la chiede come annullamento. Per il nullo non c'è bisogno di fare nessun ricorso, perché teoricamente tutto quello che è costruito su un qualcosa che non ha un fondamento costituzionale teoricamente deve essere considerato nullo e tutto quello che ne consegue. Per quello io mi volevo rifare a questi due termini, ma non so, poi il programma è tuo, nel senso che io non so, però per andare un po' più indietro, ad arrivare fino appunto ai Regi Decreti, a Vittorio Emanuele, a Garibaldi e così via indietro, no? Per cui questa era la mia, diciamo, proposta dell'analisi di queste due parole. Allora, ti ringrazio, okay. Dante. Provo un attimo a fare un punto della situazione, permettimelo, ma soprattutto in virtù di una discussione da aprire nel merito di questi due termini, così da confrontarci. Bisogna fare una distinzione fra quello che sono i due termini e quello per il quale i due termini possono essere utilizzati. Non bisogna confondere le due cose. Il dato di fatto è che cosa sono. Poi c'è la possibilità dell'utilizzo degli stessi. Allora, diamo a prescindere che cosa sono i due termini. Quindi il dato di fatto. Io vado a rileggere e poi do la mia considerazione di studio in virtù dell'etimologia della parola. Poi discutiamo sulla possibilità di utilizzo. Adesso andiamo a prendere visione ancora una volta di che cosa sono. Il dato di fatto non è che ci possiamo disquisire, non è che possiamo valutare se no, che cosa, ma che cosa sembra a te? No, è questo. Questo è il termine, questa è l'etimologia della parola. Quindi non è interpretazione. Ritorno sul nullo, che non ha valore. Non esprime chiaramente la volontà del votante. Dal latino nullus, non. Nullo è già quel qualcosa che è considerato tale per un difetto di forma, per un vizio di forma, per un'irregolarità, ma è quel qualcosa che è nullo. Quindi non c'è qualcuno che deve rendere. È nullo.
quel qualcosa è nullo, perché è un dato di fatto, che è una condizione di fatto che non ha valore, che non esprime chiaramente, che non è compilata in modo corretto, che è imperfetto, che non. Quindi nullo è quel qualcosa che è già non, non chiaro, non definito, non perfetto, annullabile. Annullabile, che si può annullare. C'è già una condizione diversa. Nullo è un dato di fatto che quel qualcosa lo è già, quindi non è discutibile, lo è già, perché c'è già quella condizione per la quale è nullo. Annullabile invece è quella condizione per la quale il soggetto può renderlo nullo. Ok? È l'operazione, l'annullabilità è l'operazione. Annullare, infatti, è l'azione, è il verbo. Dichiarare nullo. Ok, la differenza qual è? La differenza è che annullabile è, fa parte della dichiarazione, quindi è la discutibilità. Annullabile porta, Paola, stai attenta al microfono. L'annullabilità porta alla discussione della fattibilità o meno. Il nullo è quel qualcosa che non è discutibile, perché ha una condizione di fatto per la quale è nullo. Stabilito questo, e quindi l'etimologia della parola, ora possiamo andare a discutere su che cosa può essere considerato nullo e che cosa può essere annullabile. E torno a quello che ho compreso tu intendessi. Ci riportiamo a quei decreti successivi alla legge, a quelle normative che sono successive alle basi, sono nulle. Non è che c'è tanto da discuterci sopra, sono nulle perché non sono congrue e rispettose della legge. Però, in virtù di questo, a me viene da porvi una domanda. Sono nulle o sono annullabili? Perché se la verità è che la legge è uguale per tutti, tutti quelli che la riconoscono tale, la legislazione successiva è nulla o annullabile? A voi risposte. Purtroppo, secondo me, annullabile. Secondo me. La nostra consuetudine che l'ha fatto diventare un dato di fatto, anche se non lo è. Ma infatti, stavo per fare una domanda un po'... non credo che esista qualcosa di permanente nulla. Non credo. Permanente, cioè nel senso... Annullabile sì, ma... Nulla non credo che esista, cioè credo che il nullo sia creato in quel momento e venga creato nullo. Esatto, tutti, ad esempio, no? Tutti quegli atti che per vizio di forma o per errore di forma vengono considerati nulli. E chi è che li considera nulli? Colui che attesta, certifica, dimostra, testimonia che è nullo. Un esempio palese, una conferma. Che cosa ho prodotto io stamattina con quella lettura della risposta che ho inviato ieri? Nulli tutti quei
quegli atti, quelle comunicazioni che mi continueranno a pervenire nella modalità dell'identificazione falsa. Più testimonianza e conferma di questo. Perché la reiterazione della nullità di un documento, se già ricevi, se non sbaglio, 6 volte e ti hanno identificato male? Cioè, che senso ha farlo 6 volte, 5, 10, 20? Cioè, che senso ha? A parte rifar cascare la persona, bla bla bla, ma che senso ha? Cioè, poi, comunque, ti ha scritto un questore, non è che ti ha scritto Topo Gigio, cioè. Allora, la mia valutazione in questi 2 giorni, anche su questa posizione, è andata a riconferma di quella considerazione personale che avevo fatto, mi sembra, venerdì. E cioè quella risposta silenziosa da parte delle forze dell'ordine, a proprio modo, il questore, considerazione personale, ci mancherebbe altro, ripeto, perché non voglio ritenere, non voglio utilizzare un termine scorretto, non voglio essere offensiva e nello stesso qual tempo non voglio essere considerata volgare. Quindi non voglio credere che sia sprovveduto. Questo mi è piaciuto. Brava Valentina, perché sei riuscita ad utilizzare un termine che non ha niente a che vedere con l'offesa. Non credo che il questore sia uno sprovveduto. Io credo che sia una modalità magari non voglio utilizzare un altro termine attaccabile, magari una modalità poco felice. Però io credo che venga utilizzata questa modalità nelle migliori delle azioni che possano essere di risposta a chi è al di sopra del questore, no? Perché la faccio un po' picciola. C'è un prefetto, c'è una prefetta lì dentro, no? Quindi dovrebbe rispondere la prefetta. Il questore a un certo punto che può dire? Si è mossa di legge, io non mi prendo la responsabilità di fare un'ennesima esecuzione nel reato. Ha il diritto, perché ancora non siamo nella nuova riforma della giustizia, esercita i suoi diritti in piena legge da 6 mesi, per non parlare della dichiarazione di apolidia dal 2022, io più di questo non posso fare. Sono arrivata a riconfermare quel pensiero che ho avuto venerdì. È il massimo della risposta che può dare un questore alle pressioni da un lato e alle manifestazioni, non inteso come manifestazione, ma manifestazioni come espressione di una che batte chiodo, di una che batte chiodo, e quindi da una parte c'ha chi sta sopra, da una parte c'ha chi batte chiodo e dice: oddio, che faccio? Valentina Fusco un giorno se ne andrà. Io qui ci sono appena arrivato e ci devo rimanere. Aspetta un po'. Mando una PEC per l'ennesima volta che sembra che io stia giocando. Però intanto mando la PEC. Mando l'avviso e quindi dico: ah Valentina, guarda che tu non puoi mettere il materiale sul suolo pubblico, perché non puoi bloccare la circolazione,
Io intanto ho fatto quello che di solito faccio. Quindi è reso annullabile di proposito, però c'ha pochi, non c'ha coglioni, cioè, scusa, non c'ha le palle. Quindi cioè, è troppo comodo così. Per quello che dico che devono svegliarsi fuori anche loro. Al di là delle strategie che mettono in atto e devono portare la pagnotta a casa, basta, non sono più giustificabili, ora come ora, considerazione personale. Ma secondo te, perché ripeto, se non siamo riusciti dopo 6 mesi a smuovere chi dovrebbe, e cioè i cittadini, quelli risvegliati, gli alternativi, l'alternativa di informazione, se non siamo riusciti a smuovere questo, come possiamo pretendere che da lì sopra qualcuno faccia la voce grossa, quando non gli compete a lui, perché quel qualcuno, che sia lui, che sia il maresciallo dei carabinieri, ciao maresciallo, comunque per precisare, il maresciallo dei carabinieri, quello che è venuto qui, ci siamo conosciuti qui 2 volte, abbiamo parlato, lei un po' meno, io un po' di più, però è di lei che sto parlando, vabbè, chiudo questa parentesi. E dicevo, non è che può fare la voce grossa Tizio, Caio e Sempronio, perché Tizio, Caio e Sempronio dicono aspettate un attimo, ma sta condizione a chi compete? Ai piani più alti. A me che cosa compete fare? Sicurezza pubblica. Questa è nella sicurezza pubblica? È nel suo diritto? Sta agendo in legge? Addirittura è nel diritto di fare ciò che fa? Sì, e io alzo le mani. Se la vedesse qualcun altro, gli volete dare torto? Io no, no, perché, ripeto, se ci fosse stato, se ci fosse un movimento ondulatorio importante, allora sì che Tizio, Caio e Sempronio, no, fanno la voce grossa, perché intorno c'è un movimento generale. Nel momento in cui non c'è ed è soltanto Valentina Fusco e altri 4 gatti, Tizio, Caio e Sempronio dicono, una volta che Valentina Fusco e i 4 gatti hanno trovato la loro strada, e tutti gli altri, chi li gestisce? Come li gestiamo? Allora, prima di espormi con Valentina Fusco, io sto buono buono da una parte, così quando poi Valentina Fusco si è tolta dalle scatole, tutto ritornerà come prima. Il problema è sempre che qui la magistratura o lascia correre, come hai detto tu, anche lei, ma anche lei, perché se no Valentina, perché non c'è, cioè, quando vai, quando te ne andrai, se non cosa cambierà se non ci sarà di mezzo qualcosa in più per far sì che un magistrato faccia questa cosa qui, cioè o cambi idea tu, e non mi sembra, e non mi sembra. Ho anticipato, Luca, stamattina qualcosa. Ho anticipato il diritto di occupazione. Quindi... Con gli striscioni o senza? Con gli striscioni o senza? Senza. Vabbè, se la necessità porta quello... Visto che poi... L'occupazione, se non sbaglio, dà diritto, quindi... Appunto. Quindi, se non sbaglio. E in uno stato di necessità e con tutti gli atti che sono in attestazione della condizione, è proprio giuridicamente definita così, occupazione di diritto. Quindi vediamo che cosa succede, cosa succederà, ci sono delle tempistiche,
ci sarà un avviso, ci sarà un tempo, vediamo. È ovvio che si sta aspettando che sia io, no, a fare come sempre, perché sempre è stato che Valentina ha tolto gli atti vandalici e è andata via. Sempre è stato che Valentina ha rimesso la targa e è continuato. Sempre è stato che Valentina ha soprasseduto a persecuzioni e vessazioni. È stato sempre così, quindi ha spiazzato quel indurirsi da parte mia e non trovare anche questa volta la soluzione, che poi non è reale. Non è reale perché anche questa volta di soluzioni altro che se ne ho trovate e altro che se ne ho date, tutte giuridiche. Perché questa volta non ho detto mi rimetto la targa e mi rifaccio i documenti come mi era stato consigliato e me ne vado. No, ho detto adesso si mette tutto nero su bianco. Quindi gli atti ci sono. Credo che sarebbe stato un errore rifarti la targa. Sì, credo, anche se era la stessa targa, però credo che sarebbe stato un errore. Tu devi pretendere la tua targa, non rifartela. Non solo perché è di mia proprietà ed essendomi stata portata via per la 1, 2, 3, 4 volte, quindi quarta volta, io voglio ciò che è mio, perché l'ho pagato ed è mio. Sono mie le targhe, è mio il documento, è mia la macchina, è mio il camper, è mia l'altra macchina, quindi è tutta roba mia e la rivoglio indietro. A parte questo, perché riprodurre la targa con un dubbio giuridico lasciato non chiarito avrebbe, se non oggi, domani o domani l'altro, permesso a un tizio qualunque di svegliarsi un giorno e dire: aspetta un po', ma siccome non che ero su bianco, questa qui, andiamo di nuovo a rompergli le scatole. Ecco per quale motivo non sono scesa in accordi, non ho accettato proposte e non ho voluto affidarmi a chi mi ha detto: vabbè, tanto ormai tutti sappiamo tutto, tu puoi ritornare alla tua vita. Ti piacerebbe? Sì, sì, era un modo per farti sbagliare ancora anche lì. O nel presente o nel futuro, perché la cosa non era chiarita. La cosa non era chiarita. Chissà cosa per farà. Per farti una retata si mettono d'accordo tutti assieme. In questo caso qua invece ognuno non vuole assumersi le proprie responsabilità. Posso dire una cosa che non farà piacere a tutti? Allora, io non so le proporzioni come siano, anche perché sinceramente ne ho pieni i marroni, i marron glacé, i pasticci, tutto. E quindi non sto molto dietro le cose tecniche. Ma penso che in magistratura siano di più i maschi che le femmine. Oppure, se sono alla pari, purtroppo si sono contagiate le femmine e non sono riuscita a contagiare i maschi. Ma questa cosa che è obrobiosa, 6 mesi di auto, di stenti, di tutto, sembrano un po', sai, quei matrimoni dove lui c'ha l'amante e vuole andarsene, ma solo l'amante e non ha i coglioni. Quindi, tra vittimi, alla fine la donna lo caccia fuori di casa. È questa la tecnica maschile, lo sfinimento. Stanno aspettando, mangia, ti prego, mangia, mangia,
mangia, stanno aspettando che tu faccia la classica donna del sistema. Mi hai rotto i coglioni, tiro su e me ne vado. No, 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 no. E che le donne magistrato, che sicuramente avranno avuto in casa un maschietto del genere, facciano scintillare il loro fuoco interno e prendano delle decisioni nel bene o nel male, ma siccome ogni tanto toccano ad avere i coglioni, che li tirino fuori e basta. E cioè, voglio dire, perché ero così elegante prima e adesso sono scesa in questi particolari poco signorili? Vabbè. Perché hai delle emozioni anche tu? Riccardo, Luca, tutti quanti, imparate a non usare questa tecnica, perché le donne danno dei punteggi. Non è che, sì, vabbè, all'inizio sono innamorate, poi dopo fanno i conti, dare, avere, questo è pro, quello è contro, così. E cominciano a scalare, no? Come i giorni in caserma, meno uno, meno due, meno tre, meno quattro. Non utilizzate mai quella tecnica. Assumetevi le vostre responsabilità. Nella vita si può cambiare idea, si può non essere più innamorati, ci sono milioni di motivi, ma viva la sincerità, la coerenza e la lealtà. Buonanotte, adesso non dico proprio più niente, non provocatemi. Sì, no, 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 non ti provoco, ma se dopo sei mesi va via, prendo quattro catene e la leggo io a un albero, Cioè, siamo pazzi. Luca, sei su una cattiva strada, te lo dico già. Allora, vi dico una cosa, sempre a fior di verità. Vi dico che cosa, come si è chiusa la settimana. Alle mie sorelle che sono qui, e mi rendo conto che sono stanche, sono sei mesi, la situazione è diventata pesante, e quindi anche gli equilibri cominciano un po' a scricchiolare. Io ho chiaramente detto a tutte loro che prima di diventare un peso l'una per l'altra, è bene che rivedano la loro posizione di continuare a stare qui. Sono stata molto chiara con loro. Perché? Perché io poi mi indurisco, perché non permetto a nessuno di farmi crollare quello che sto portando avanti. E per quanto io possa comprendere tutti, ma non, su questo non transigo. E allora gli ho detto di guardarsi dentro, che se non se la sentono più devono andare via. Anche per un motivo, perché piuttosto rimango sola, facciamo prima perché così mi prendono, perché essendo da sola poi a quel punto l'esecuzione di polizia la fanno velocemente, perché se c'è una titubanza, no, anche a fare un'ulteriore esecuzione di polizia nel reato, è anche perché siamo otto donne, c'è stato già un'evidenza importante di errori. Nel momento in cui io rimango da sola, basta la notte e si è fatta. Però io ho detto, devono sentirsi libere, piuttosto mi prendono e si chiude prima, anziché aspettare ulteriormente, mi portano via e la cosa si chiude. Quindi sono addirittura arrivata a dire questo: preferisco rimanere da sola, così si chiude la cosa, ma io non me ne vado, io non vado via. E questo l'ho sempre detto, l'ho sempre dichiarato. Io mi sono fermata, ho scelto di fermarmi, e mi sarei fermata già da piano, perché io è da piano che dissi fermiamoci. Voglio dire, già nel 2020, al tempo del Covid, come cittadina italiana, come cittadina libera, come mi dichiaravo, invitavo tutti i cittadini a fermarsi per una settimana, 15 giorni, ma per la nostra volontà, e tutto sarebbe crollato.
Lo dissi allora, figuriamoci, da dichiarata apolide, quanto a mio avviso basterebbe poco per far crollare un sistema. Quindi certo che non me ne vado, col cacchio che me ne vado, soprattutto dopo 6 mesi di vita che ho dato in questa condizione. Sono pronta a rimanere da sola, quindi non ho bisogno di m'attaccare con la corda, io rimango attaccata. E quindi ecco, questa è la condizione. Guarda, una cosa che ti dici forse la prima volta o le prime volte che abbiamo iniziato a scambiare queste chiacchiere era proprio la fortuna di non essere da sola, di non essere da sola lì sul posto, perché non è da poco, perché infatti rimanere soli non si sa cosa succede, non c'è nessuno che testimonia, non ci sono video, filmati. Era una condizione che io dentro di me dissi, cavoli, quando lo farò io chissà se ci sarà qualcuno con me di fianco come voi, perché come tu sei con loro, loro sono con te, cioè, quindi è reciproca la cosa. In più ovviamente c'è la tua conoscenza delle materie e sei avanti su ogni cosa. Scusa un secondo. E quindi spero, non so cosa faranno le tue sorelle lì, però vabbè, è capibile tutto, cioè sei mesi di vita, è capibile tutto, però è un po' un peccato, cioè nel senso, non che sia, perché poi ognuno la pensa a modo proprio, ci mancherebbe, non so cosa avrei fatto io dopo 6 mesi, quindi non mi ci posso neanche mettere nel pensiero, perché comunque non sono lì. Spero per loro che continuino questa strada, ma solo per portare avanti una cosa che si è aperta e si deve chiudere, perché non lo so, non è facile, non è facile anche la convivenza, i problemi, come siete, tutta la situazione, però spero che andate avanti insieme, perché io l'ho vista come fortuna essere lì con altre persone insieme sullo stesso obiettivo. Chi più chi meno sta arrivando a raggiungere quell'obiettivo lì, quindi spero che le persone vadano avanti con te fino alla fine, senza capendo anche chi farà qualche altra scelta, ci mancherebbe. Non ho fatto mezz'ora lì, quindi non posso parlare di questo. Io, se non ci sono interventi, vi direi magari di proporre domande che avevi da fare, così si interagisce su quelle. Che ne dici? Vale, ma non sarà per caso che il patto della polizia, non facendo parte della Costituzione, e questi magistrati si ritengano non di competenza loro? Come non fa parte della Costituzione? L'ho dichiarato più volte, la Costituzione ha ratificato lo Statuto della Polizia nel 1962, come non fa parte? Se fa parte. Allora se fa parte della Costituzione diventa una cosa personale loro, sono loro che si rifiutano. Ma è grande questa cosa, guarda che è grande, è vero che sono loro che si rifiutano, ma è troppo grande, cioè, la risposta che dovrebbero dare, tra virgolette, e noi la sappiamo, è un po' un ammettere che c'è qualcosa che non va dall'altra parte, quindi che facciamo poi noi e anche chi non ci sta seguendo fino a oggi, che facciamo? Punto di domanda. Io credo che tutti quelli che ci hanno provato, in qualche modo, purtroppo, o non ci sono più, o hanno buttato giù le isole, come la famosa Isola delle Rose. Non so se il signor Alessandro l'ha visto, quel film lì, perché è troppo grande questa risposta. Cioè, non, è vero che è una persona sola, ma
8, vabbè, 8 persone, ma da 8 secondo me a Domino si aprirebbero proprio dei portoni, non dei cancelli, proprio giganteschi. Io penso che sia questo il problema principale, che non venga portato avanti in nessun tribunale questa cosa qui. E che risposta diamo alla legge? La stessa situazione del Covid, le vaccinazioni. Cioè, tuttora devono dire la verità e stanno tenendo nascosto, stanno cercando di boicottare, stanno facendo di tutto per non ammettere l'errore, perché questo farebbe crollare tante cose. Beh, se ancora stiamo parlando del Covid e ancora la gente non ha capito, sarà difficile che capisca ancora le altre cose. Cioè... È per farti capire com'è la giustizia nello Stato italiotta, capito? Cioè, no, questi qua sono dei delinquenti criminali. Concordo quello che dice Riccardo, eh. Io gioco con le parole anch'io, ma concordo in pieno in quello che dici, perché però cavoli, adesso tra non dico tutti, ma penso che qualcuno che si è puntualizzato, che sta male, lo conosciamo forse un po' tutti. E poi ormai anche in internet girano le cose, è vero che bisogna prendere tutte le cose con le pinze e andare a indagare tutto, però ormai girano le informazioni, girano, se non le vuoi vedere vuol dire che come la legge successiva vuoi rimanere lì, vuoi rimanere lì. Vai, scelta tua, va bene, scelta tua, ma lì il Covid forse gli viene più facile perché è diventato a livello mondiale. Qui cambi tutto a livello di una nazione per adesso, perché poi non so come si allargherebbe al di fuori dell'Italia, perché ancora faccio fatica in Italia la politica, figuriamoci se già devo pensare al di fuori dell'Italia, d'Europa e quant'altro. Quindi questo è più difficile secondo me per loro, che se no, cioè, o non vedono nessun reato, quindi non essendoci reato e ogni giorno, e questa era una di quelle domande, che non vedendo nessun reato dico, ma perché dobbiamo portare una persona in processo visto che non c'è nessun reato? Ma qui ci sono targhe, ci sono sequestri, ci sono documenti, cioè, quindi qualcosina con la nuova legge successiva sarebbe dovuto andare in un altro modo con la legge successiva, perché non va in quest'altro modo con la vecchia legge, nonostante i sequestri, targhe, identificazione. Già basterebbe solo l'identificazione, no? Non la sta producendo nessun ente, te la stai autoproducendo. Io posso anche non fidarmi e quindi andare avanti con questa roba qui, sempre tornando tra legge e nuova legge, chiamiamola nuova per dire ci siamo capiti, la successiva. Questa era una domanda, perché potrebbero non vedere, ma no, ma la risposta è già no, potrebbero non vedere nessun reato, cioè potrebbero non voler vedere nessun reato da dire c'è necessità di un processo? In realtà è quello che stanno facendo, cioè nella visione reale dell'identificazione propria, cioè la mia identificazione, perché devono stare alla mia identificazione secondo la legge sulla pubblica sicurezza. Io non mi sono rifiutata di identificarmi, io non ho prodotto documenti, anzi io ho prodotto documenti, anzi io ho identificato la mia persona sempre, in ogni condizione, addirittura premeditatamente con la dichiarazione di apolidia. Quindi nel rigetto e disconoscimento di quello status giuridico precedente, io contestualmente confermo la mia identità nel nuovo status giuridico. Quindi in quella verità non rivedono reati, quindi non ritengono rispondere alla volontà di un processo perché non ci sono reati. Nello stesso qual tempo, nell'altra versione, e quindi nella
cittadina italiana, se si volesse far finta che non esiste tutto il resto, anche lì c'è qualcosa che non torna, perché un processo è stato fatto, in contumacia è stata prodotta una sentenza, anche più di una, perché io vi ricordo che c'è stato ad aprile 2024 ed ero già qui, quindi io fuori dalla questura e in tribunale c'era il processo a Fusco Valentina, la quale nello status giuridico dichiarato diverso da quello riconosciuto c'era stata il 18 settembre del 2023 in aula per quella condizione che le veniva contestata. Quindi ci sono stati dei processi anche in quella modalità, ci sono state sentenze in quella modalità. Ecco per quale motivo più volte mi sono sentita quell'esecuzione dell'arresto in pompa magna come comunicazione visiva alla cittadinanza, al popolino, alla massa. Però poi non è stata portata a termine. Che tu sappia, no, dico che tu sappia, l'esito dei processi hanno condannato la cittadinanza, non lo sai? No, non voglio farti domande magari scomode, però dico non... No, te lo dico con tutta onestà, non ne ho idea. Perché anche qui non torna perché loro hanno una PEC alla quale hanno inviato delle documentazioni ed è la PEC di Sabrina. Quindi la stessa, lasciamo stare quella sentenza di aprile per quel discorso, ma in reiterazione di reato, no? Quella dove siamo tutti, quindi del sequestro delle auto, quella che ad agosto il 27, vi ricordate, è sembrata una strada che veniva presa all'arrembaggio, quindi successiva sulle accuse di falsificazione e contraffazione. Sembrava, però voglio dire, doveva arrivare l'ulteriore atto di quella sentenza, almeno a Sabrina. È arrivato, quindi questa sentenza non si sa che cosa abbia prodotto. Se anche avessero voluto continuare a vedere la cittadina italiana, avrebbero potuto inviare anche la sentenza sulla PEC di Sabrina. Il furbo del paese mi potrebbe dire, vabbè, ci sta che ancora non è stata fatta la sentenza. Peccato che si sono fregati, ecco, utilizziamo il termine fregati, si sono fregati alcuni addetti ai lavori nel dirmi i processi ci sono, le sentenze ci sono, poi se lei non ci va... Ah, che bello, allora domani mattina facciamo tutti così? No, che poi immagino che qualche cosa di queste, tipo il sequestro, poi non ricordo i documenti, se ve li avevano sequestrati i vostri documenti o ve li hanno rubati, non me lo ricordo... questo particolare, ma mi immagino che qualche procedura di questa sia ammesso ricorso, ma come fai a fare ricorso se non ti
non ti danno neanche un atto in mano giusto, come fai anche eventualmente se è previsto fare un ricorso se non c'hai i tuoi atti giusti? Cioè, non c'è qualcosa di strano anche in questa cosa che ho detto? Allora, grazie, per cui apriamo un discorso. Sono fuori casa, ho il 10% di batteria, se non mi vedi più mi si è spento il telefono. Ah, ok, mi spiace. In caso, poi adesso vedo se riesco a trovare qualcuno che c'ha il mio carica qui, in caso. Vai avanti, scusa che era interessante. Allora, parto dalla lettura di un termine e poi andiamo avanti. Ricorso. Il ricorrere a qualcuno o qualcosa. Ripeto, il ricorrere a qualcuno o qualcosa per aiuto. Persona o luogo ove trovare soccorso. Il ricorrere contro un provvedimento amministrativo o giurisdizionale. Dal latino recursus, derivazione di recurrere, ricorrere. Al di là della cittadina apolide che assolutamente non chiede aiuto per l'esercizio dei propri diritti, ma soprattutto non esercita il proprio diritto con una condizione come questa, se addirittura è stato prodotto un danno nella sua persona, sulla sua persona, alla sua persona, al di là della cittadina apolide. Il termine ricorso non è un termine giuridicamente giusto nemmeno per il cittadino italiano. Io sono stata sempre contraria alla definizione di ricorso per la riappropriazione dei propri diritti. Sono stata sempre contraria all'utilizzo di questa condizione giuridica per la riappropriazione dei propri diritti. Perché io non posso dire che ho diritto a quella cosa o a quella posizione o a quella condizione se devo fare riferimento a chi mi ha leso, chi mi ha creato un danno, chi mi ha commesso reato. Non posso utilizzare il termine ricorrere, perché vuol dire che io sto chiedendo aiuto. E torniamo sul termine chiedere, richiesta, ricorso, richiesta, alla quale è inevitabile che dall'altra parte ci possa essere la risposta negativa. Quindi non si può pensare che in virtù di una contrapposizione ad un verbale, ad una
ad una sentenza, ad una decisione, ad una normativa, ad un'ordinanza, un ordinamento. Non, è impensabile che io possa utilizzare un ricorso. Perché se io devo contrariarmi a quella condizione, se io devo contrastare quella condizione, se io devo oppormi a quella condizione, io dovrò utilizzare altre terminologie giuridiche. È inevitabile che il ricorso vada a mio sfavore, non vantaggio, sfavore. Voi pensate a quante condizioni vengono gestite col termine ricorso. E poi non ci si può lamentare che non si è ottenuto quello che era giusto, che non si è ottenuto il tutto, che bisogna, si è bisognato accontentarsi della soluzione. Non è che ci si può lamentare. Perché se la partenza è stata un errore di condizione, sono io che sto sbagliando. Quindi ti ringrazio che hai messo l'attenzione su questo termine, perché mai e poi mai io utilizzerei un ricorso rispetto alla condizione, perché sarei io in una posizione di svantaggio. Compreso. In effetti ha senso, perché ricorrere è un po' un ammettere che già c'è stato un errore. Sì, ha senso. Ha senso. Però anche lì è l'abitudine, è il riconoscimento e la speranza di vincerlo, un ricorso nella vita regolare che c'è stata fino a ieri, diciamo. Sì, è vero. Non bisognerebbe sbagliare per non dover fare neanche il ricorso. Voi pensate a quelle persone, quei personaggi, quei ruoli che addirittura consigliano di, soprattutto nelle condizioni di sanzioni, di ammende, così via, di pagare. Paga e poi facciamo ricorso. L'ente mi ha fatto pagare più servizio, più tasse, più oneri. Paga e poi facciamo ricorso. È folle, folle. Pensare a una cosa del genere è folle. Perché nel momento in cui io, il principio è sempre lo stesso, nel momento in cui io pago, sto ammettendo, sto accettando, sto dando il consenso, sto accettando quella condizione. Quindi non è che mi posso svegliare dopo e dire, oh scusa, aspetta un po', ti chiedo aiuto. Perché ora che abbiamo letto l'etimologia della parola, è molto più chiaro che cosa sta accadendo. Aspetta, ti chiedo aiuto. Andiamo a rivedere quello che è successo dopo che ti ho pagato. Ma dall'altra parte che pensate che succede? Incredibile. Quello del pagamento entro 8 giorni, una cifra e poi un'altra, cioè se la giocano. Insomma. Ti ringrazio Riccardo anche di questa specifica, perché come abbiamo già detto, quella contrattazione di pagamento minore in un tot di giorni e poi totale successivamente, che cosa conferma? A, che non si tratta di legge. B, che si tratta di contrattualizzazione. Giochiamocela, perché non essendo legge, non essendo reato,
giochiamocela. Ci sto ammettendo quella condizione dell'altro. Sto ammettendo di essere io nell'errore. Sto ammettendo che l'accusa che mi ha messo in atto la controparte è reale. E quindi sto conciliando e pago meno perché sono arrivata ad una conciliazione breve. Vi dice niente? Questa conciliazione breve dove ci porta? A quale altra condizione? Rito breve. Perché esiste il rito breve? Perché tu ammetta la colpa. Perché tu in qualche modo accetti quell'accusa e anziché portarla alle lunghe, che prevede ulteriori indagini, ulteriori testimonianze, ulteriori prove, tutto si ferma prima, rito breve. E quindi ci si accontenta un po' tutti, di qua e di là. Sarebbe carino se anche gli altri, se volessero intervenire, dire la propria, interagire, dare la propria opinione, o se ci sono domande, che possano intervenire anche gli altri, perché a parte è carino, è molto più carino, però poverini, sia Luca che Riccardo si sentono sempre presi in causa. Ma io sono in, lo faccio con piacere perché mi piace capire e ragiono su anche sulla mia esperienza di vita, ma anche, ad esempio, no, adesso che hai detto, abbiamo detto questa cosa qui della paghi prima, paghi meno, hanno alzato le spese, se non ricordo male, del giudice di pace, che tante volte per una persona non va a fare ricorso perché spende più di pagare il giudice che la multa, diciamo, con lo sconto. Visto che c'è lo sconto, ti fanno, sei un bravo cittadino, ti hanno fatto lo sconto. E questo non è con una... Ma adesso vedendo tutto si apre, no? Tutto si apre, è normale che siamo caduti nelle varie consuetudini, educazioni, stili di vita, rapporti, conoscenze, amici... Chi, come l'altra volta sentivo in una diretta, è stato già in tribunale. Cioè, è normale che poi, come hai già detto in passato, ti si apre tutto. Sì, difficile scardinare tutta sta roba qui, normale, no? Però poi ti si apre tutto, poi ragioni su tutto e, come ha detto anche qualcuno, dici, cavoli, era meglio che parcheggiavo pagando il parcheggio che dopo prendere la multa, cioè... È normale adesso che uno ci ragiona su e dovrebbe già essere normale di suo, però penso che la multa del parcheggio sia forse una delle multe più gettonate in questo paese. Hai dovuto mettere i birilli per non far parcheggiare. Tranne Grosseto, però. A Grosseto sembra che in due piazze particolari non esista questo problema. Piuttosto facciamo parcheggiare ovunque, anche in doppia fila, in terza fila e obliqui sulla rotonda del cemento. In queste due piazze non esiste il problema. Magari intorno sì. Allora sono molto attenti, ma in quelle due piazze no. Sì. C'è la psicologa che attira. Che vuoi? Sono tutti raccomandati. Eh sì, spesso e volentieri quando non si danno fastidio c'è sempre sotto qualche altra motivazione. Boh, chissà qual è, però la raccomandazione potrebbe essere quella. Scusami Vale, ma si possono postare delle cose su questo tuo canale? Mi è arrivata una vignetta dove fa vedere le biciclette negli stalli in Cina, in Svezia, da un'altra parte, e in Italia. Allora... in Cina sono i migliori, poi viene la Svezia che ci sono anche i foderini,
sulla bicicletta per non farla bagnare, poi c'è un altro stato che non mi ricordo qual è. In Italia si vede una recinzione, un muretto con appoggiate da tutte le biciclette. È significativa, è incredibilmente significativa. Poi ci ridi, ci scherzi sopra, però è la realtà, voglio dire. Volevo invece dire una cosa. Io ho lavorato per qualche anno dal commercialista, per cui la parola condono, ricorso, sti maroni, sti cosi erano. La questione è che secondo me, non so da quale anno, perché sono, vabbè, io facevo lo sciopero della fame a 11 anni, ma non c'entrava niente con il commercialista, no? Erano altri motivi. Ma da parecchi anni, credo, perché io lavoravo negli anni 90, per cui io credo anche negli anni 70 hanno iniziato a far credere alle persone, se è sempre la stessa manfrina, voglio dire, siccome dietro c'è veramente un piano a livello mondiale di destabilizzazione mentale di tutti, no? Della serie, vi vogliamo tutti, non avrete niente, sarete cretini ma sarete felici. Vabbè, se te coglie l'Alzheimer è la stessa roba, ma nessuno si augura l'Alzheimer, ma accettano poi questa cosa. Il ricorso, cioè veniva promosso come un beneficio, un po' come la punturetta. Il condono non parliamo, perché ogni volta che facevano un condono io li avrei impiccati, cioè impiccati tutti quanti, chi lo promuoveva e chi lo faceva, perché non c'è cosa a livello etico peggiore del condono. La fai, poi la paghi e diventa lecita, ma non ho capito, o è lecita anche prima o se no dietro pagamento tu puoi fare tutto. Però io credo che già a scuola, negli anni 60 e 70, te li hanno presentati come delle agevolazioni. E quindi è da lì che parte tutto l'indottrinamento. Una volta con questi termini, poi con degli altri termini che te li fanno vedere. Perché l'etimologia delle parole non l'ha mai studiata nessuno e non te l'hanno mai insegnata a scuola. Chi ha avuto la fortuna di fare greco o latino per i suoi studi, ogni tanto qualcosa ci azzecca e ci capisce, ma gli altri no. Quello che gli dicono, bevono, e quindi siamo ridotti, non peggio, più peggio, e quindi bisogna veramente fare un passo indietro, no? Cioè essere più essenziali. Cosa vuol dire questa parola? Vuol dire quello che voglio io, che voglio fare io, che voglio dire io, o vuol dire un'altra roba? Punto. Se è lei, se non è lei, se ne usa un'altra. Siete pronti all'etimologia della parola condono? Ti ringrazio tantissimo, Tenuzza. Siete pronti? Condono. Condonare. Perdonare, rimettere una pena o un debito, dal latino condonare, con donare, con donare. È molto interessante. È giustissimo quello che hai sottolineato rispetto al allora, è lecito o non è lecito? E questo in tutto, perché nel momento in cui tu mi dici hai violato una legge, aspetta, riformulo, hai violato una norma, il codice della strada, hai violato il codice. Ma allora, è reato o non è reato? Perché se lo pago e poi dopo è come se non fosse successo, non è reato. E allora, è legge o non è legge? Perché di solito se sbagli
e quindi commetti un reato, ci deve essere un processo, perché si deve stabilire la pena. Se invece rispetto al codice della strada o al codice penale o al codice civile c'è la proporzionalità dell'ammenda, e allora non è legge, perché se pago ed è come se non succedesse niente, come se non fosse niente successo, come se vabbè passiamoci sopra, vuol dire che non è legge, perché la legge si discute soltanto lì dentro o anche fuori tribunale, qui dentro oggi un po' poco. Valentina, quindi buonasera. Il tribunale, vai Angelo, scusami, una domanda che va fuori un po' dai binari, non diretta a te, diretta a queste 56 persone che sono in linea. Mi chiedevo, ma se gli altri fossero al posto tuo, che cosa avrebbero fatto per smuovere la situazione? Ci sarebbe stata qualche cosa in particolare per che pensano di fare per poter smuovere questa situazione? Perché giustamente molti chiedono, tu hai spiegato ampiamente quello che hai fatto e stai facendo, però mi chiedo, io ho una mia idea, no? Mi chiedo, ma gli altri cosa farebbero al posto tuo per smuovere la situazione? Un presidio da un'altra parte, una chiacchiera con qualcuno? Cioè, mi piacerebbe capire un po' il concetto degli altri, se c'è qualcuno, ovviamente, a parte Tommaso, Stefano e tutto il resto. Grazie. Io ti rispondo al volo perché penso di avere il 2% di batteria e poi non so se riesco a seguire, mi guarderò. A che minuto siamo, così almeno so che, da che parte mi devo guardare eventualmente la diretta dopo. Comunque, io penso che l'unica cosa che farei non è tanto nell'azione, perché la dovrei studiare forse sul posto. Io non commetterei errori di ordine pubblico. Posso dirti cosa non farei? Non commetterei errori di ordine pubblico. Poi studiamola sul posto e come stanno venendo fuori anche a loro altre idee, che qualcosa ha già detto. Ma la cosa principale è non commetterei errori nell'ordine pubblico. Quindi dovrei conoscere al meglio la legge, tutto qua. Io però dammi uno spunto su cosa faresti. Guarda, a parte studiartela, ma me la dovrei studiare, perché adesso su due piedi tu ci hai già pensato, quindi sei arrivato già pronto nel dare la risposta. Cioè, la cosa che farei di più è restare in legge e dar più fastidio possibile alle persone, non neanche agli enti, alle persone, perché gli enti se ne fregano, se ne sono fregati per 6 mesi, e di conseguenza è la persona che deve sentirsi infastidita e chiamare l'ente dicendo guarda che qua ci sono persone che chiedono qualche cosa che non riescono a ottenere. Di preciso non so cosa dirtelo, perché ti ho detto dovrei studiarmela un po'. No, hai risposto ottimamente per me. Ok. Vale, che minuto siamo? Ti prego, così so da quando mi devo guardare, perché mi si sta scaricando, lo sai? Dove lo sai che non lo so? Ah, vabbè. Un'ora e mezza. Ok. Così se mi si spegne so che fino a un'ora e mezza c'ero e poi non c'ero più. Vorrei sentire se riesco qualche risposta anch'io. Sì, anche a me piacerebbe sentire anche gli altri, quindi vi chiederei per favore, perché è una bellissima domanda che Angelo ha messo in campo, quindi mi piacerebbe sentire in diversi chi ha voglia di rispondere. Io, se volete, vorrei dare la mia opinione, la mia risposta a questa domanda. Ma quella domanda a voi, che tu cosa pensi di fare? Dante, non si sente niente, Dante. Io mi sento adesso? No.
Niente. Niente, provo a uscire. Allora, io non ho visto chi ha fatto la domanda, ma lo ringrazio tantissimo perché sembra una domanda. Nella realtà è molto di più, è tutto. Posso dirlo sinceramente? Io sarei nella disperazione più bieca. Io sono disposta a venire lì e anche a sacrificare la mia vita, che non è tanto difficile, non vedo una mazza, quindi me possono far poi in 2 minuti, ok? Ma non è tanto i 6 mesi, la fatica, tutto. Queste sono cose orribili, inaccettabili. Ma io credo che come ogni spirito che ama la libertà e le cose, vedere l'indifferenza, non delle autorità. Le autorità sono un ente, sono una cosa, ok? Ma vedere ma anche la nostra che ti stiamo seguendo, perché in fondo, perché non siamo lì? Questa è la domanda che mi faccio ogni secondo. La delusione, e io ti ammiro sopra ogni cosa, perché nonostante tutto sorridi, perché nonostante tutto te la inventi, e mi auguro di essere contagiata, perché io non saprei cosa fare se non disperarmi, e come faccio adesso, pregare. E siccome non sono, vorrei tanto avere una grande fede, ma pure quella me vacilla oltre alla vista, non si capisce. Io dico, vabbè, comincia a pregare, Tere, male non fa. Tu prega, se poi qualcuno t'ascolta, andiamo bene. E se non t'ascolta, sei scema uguale a prima, proprio detto papale. Oltre piangere e pregare, ma non per nient'altro, per la delusione cocente, per la tristezza che siamo arrivati a questo punto di indifferenza, di egoismo, di non so. E quindi, se non ti vedo sorridere, mi sento già male. Cioè, perché una volta ero come te, una volta mi inventavo, adesso sono un po' fiaccotta, diciamo così, eh? Ok. Tranne che se veramente mi incazzo, vista sì, vista no, lì così c'è un po' da aver paura, perché nonostante i cartelli di Gandhi, ogni odimio Che Guevariano, e mollatemi. Penso che il buon Dio mi abbia accecato, perché 2 o 3 volte, sai quelle che chiamano regressioni, intanto che facevo i massaggi shiatsu, su passata di qua, di là, di sotto, di sopra. 3 ne ho viste, ma sempre assassinata. Quindi qualcosina avrò combinato, se sono vere queste vite precedenti. Questa mi ha detto, mo t'accechiamo, così stai scalma, e provi anche quell'esperienza bellissima di morire di morte naturale, che non è, ma è un'esperienza diversa. Però veramente, Vale, cioè, ha fatto una bellissima domanda, perché tutti noi dovremmo domandarci nel concreto cos'è che faremmo, e anche che cosa possiamo fare un po' di più adesso. Grazie, Angelo, hai detto che si chiama? Grazie, Angelo, di nome di fatto. Sì, è vero. Avanti gli altri! Se posso, volevo... Mi sentite adesso? Sì? Niente, ci rinuncio allora, dai, pazienza. Vediamo cosa succede. Nel caso se sente male, fermi. Prova ad alzare il timbro di voce. Sto gridando, ho un timbro di voce fortissimo, ma il mio telefono non va. Proviamo a staccare, vediamo. Adesso va meglio? Ok, bene, allora, benissimo. Allora. Volevo rispondere intanto a quella domanda di qualcuno che non so il nome, non ci ho fatto caso, diceva cosa fare. Io vorrei farti notare una cosa, lo vorrei far notare a tutti veramente. Noi stiamo già facendo tantissimo. Non è quello di questo momento particolare che stiamo vivendo,
dove stiamo facendo. Noi, qualcuno di noi, noi tanti nel mondo, Valentina una di lei, di noi, stiamo portando avanti un gioco che è un gioco a ping pong, per cui ci supportiamo l'uno con l'altro e l'uno con l'altro cresciamo e ci rafforziamo nella nostra anima e nel nostro percorso che, per quanto mi riguarda, dura da 64 anni. Per cui non è un giochino di oggi che ho scoperto, è un gioco che dura da tanti anni. Se ognuno di voi andrà a fare un'analisi della propria vita e dei vari rimbalzi, comprenderà perché è qua in questo momento. Se è qua solo a titolo di ascoltatore che riceve il messaggio o se è qua a titolo di rimbalzare il messaggio perché ci crede e lo vuole amplificare. Per cui quello che noi stiamo facendo è già veramente una cosa grande. Io vi ringrazio tutti, voi che ascoltate, voi che parlate, anche Luigi che ha buttato la benzina sul fuoco stamattina, quando è stato. E per cui volevo dire, io in questo momento vedo che nel mondo una serie di persone che appartengono a una differente categoria di persone, che sono quelli che andranno a demolire quello che è l'istruzione, quello che è la sanità, quello che è la medicina, quello che è la scienza, quello che è la geografia, quello che è la magistratura, quello che sono le tecnologie. Ecco, ci sono una serie di persone che ognuna nel proprio settore stanno portando avanti un qualcosa perché ce l'hanno nel loro DNA, nel loro desiderio ancestrale, il sogno che tutti abbiamo, che è il sogno di un'unica matrice, di un unico stampo. Io la chiamo matrice. E per cui questa cosa, io per esempio porto avanti la parte tecnologica, ma non solo, cioè la tecnologia che ci è stata nascosta è veramente una cosa che vi lascerà a bocca aperta quando inizieranno a ritornare. Non sono nuove tecnologie, sono tecnologie del passato che sono state cancellate. Per cui stiamo facendo un gran bel lavoro e io so che questo è il ritmo del tempo. Il ritmo del tempo è calcolato su l'entropia del tempo, ma noi in questo momento possiamo prendere in mano il ritmo del tempo e velocizzare quell'ultima parte che è la parte entropica della chiusura del calcolo sul suo toroide, che deve ritornare al punto centrale di partenza. Noi in questo momento con il nostro ping pong possiamo influenzare la velocità dell'avanzamento dei lavori. Volevo aggiungere inoltre che accettare o ammettere la poesia da parte delle istituzioni significherebbe, come dire, arrendersi, ecco, cioè basta, ci hanno scoperto, siamo dei pagliacci, è tutto illegittimo, è tutto illegale, è tutto anticostituzionale, se li facciamo diventare apolidi, cioè questi qua, cioè, noi non abbiamo più il potere e significherebbe ovviamente crollare. Questo non lo possono prendere, la decisione non può venire dall'alto, perché se viene dall'alto, dalla politica o dalla magistratura, si devono assumere la responsabilità nei confronti di chi li controlla. Per cui non lo possono fare, allora fanno fare queste cose ai subalterni. Prima mandano i Rottweiler e i Pitbull ad aggredirti con la forza pubblica, poi dopo si arriva magari al questore, poi al prefetto, poi vediamo, qualcuno si dovrà giocare la palla bollente e stanno vedendo che in questo momento la palla inizia a scottare, per cui nessuno di loro si vuole sbilanciare. Per cui io vi abbraccio e vi voglio bene. Ciao a tutti, buon viaggio ragazzi. Io volevo dire questo, volevo dire che è meravigliosa l'etimologia della parola, quanto ti apre una verità e ti apre un mondo. Quanto è vero che non ci facciamo caso, ma aprire un vocabolario e leggere cosa veramente si intende per quel termine che apre un mondo di verità. Meraviglioso, grazie Vale per questo. E poi volevo dire la domanda di questa
di questo vivere in libertà, di questa persona, che non conosco il suo nome. Angelo. Angelo, Angelo carissimo. Allora, intanto perdo sempre un po' il filo, perché quando si fa una domanda si risponde sempre per altre vie, si arriva all'infinito. Ti ho chiesto una cosa, io discuto con mia sorella su questo, mi chiedo una cosa e lei parte dalla preistoria. E la riporto sempre, ti ho fatto una domanda, cioè non mi interessa del resto. Che cosa farei se fossi lì al posto di Valentina? Dico come Teresa, che anch'io mi chiedo cosa ci faccio qua, in diretta, non sono lì. Me lo chiedo sempre, ma me lo chiedo da quanti anni, da quante volte tu, in tutti questi anni, ci hai regalato te stessa, no? E cosa farei se fossi lì? Non durerei 2 giorni, penso, senza di te, senza la tua conoscenza, senza il tuo sapere, senza la tua forza e senza il tuo sorriso. E senza tutte le cose che sai, che possiedi dentro. Sei una ricchezza infinita. Ti voglio tanto bene, Val. Grazie, Marisa. Però non fate così, perché poi mi fate piangere, eh? Io parto. Però volevo dire una cosa, se posso, agganciandomi al ragazzo di prima di Marisa, che lui ha accennato che se... chiamiamo così, dovessero dare ragione o abbassare la testa a quello che è il tuo percorso, nel mio pensiero, oltre a darti ragione, e magari pensa quanta gente si sveglierebbe e quindi farebbe bene o male, perché come dici tu spesso, la gente poi si fa del male perché non conosce, quindi si fa del male, però quanta gente potrebbe fare il salto di dichiararsi apolide. Ma dietro a questo, io che sono una persona di terra, molto molto terra terra, ci ho riflettuto più di qualche volta e ho detto, dandoti ragione, tu immagina le assicurazioni, la motorizzazione, le scuole guide, le cose che non richiedono più i soldi per fare questa documentazione. Dietro c'è un business enorme che verrebbe a crollare. Quindi, cioè, loro devono mantenere questo castello economico. Sono, tra virgolette, passami il termine, costretti, o sono comandati, giustamente come diceva da qualcuno sopra, che dice non dobbiamo mollare perché altrimenti crolla tutto e la gente non paga più niente, perché... mi ci metto di mezzo anch'io, cioè richiedi documenti, richiedi passaporto, carta d'identità e tutte ste menate che se ne parla sempre, però logicamente nessuno più andrebbe a fare queste cose e non pagheremo più niente. Tutto qui, poi un abbraccio grande, lo sai ormai. Ok, alla risposta di Angelo, in questo momento credimi Angelo, faccio molta fatica, pur conoscendo la situazione di Valentina, sono stata presente in qualche piccolo punto, ho fatto proprio un micro presenze, farei fatica, no, faccio fatica a dare una risposta, perché in questo momento proprio non sono nelle condizioni, non sono mentalmente o non sono in grado di dare una risposta. Un abbraccio a tutti, ciao. Mo. Ecco, scusate, mi unisco anch'io in coda a quello che ha appena detto Marisa. In effetti penso anch'io che trovare un giudice con gli attributi che si prenda l'onere alla fine delle cose di dare ragione a Valentina significherebbe veramente scardinare un mondo. E questo è tanto più difficile quanto provate poi a pensare cosa potrebbe succedere a quel giudice che nella migliore delle ipotesi gli tagliano le ruote delle gambe, della macchina, e la peggiore la lascio a voi immaginare. Quindi sarebbe veramente un Falcone Borsellino
numero 3, ecco. Quindi cioè, ci vuole veramente, veramente tanto coraggio. Cosa farei io? Anch'io sono abbastanza impotente, dico la verità. Mi stavo cervellando in questo momento, mi fumava il cervello per poter dare la mia risposta. Io posso solo dire che prego, vi sono vicina energeticamente e che vi dico la verità, mi siete mancate, cioè in questi due giorni in cui non vi ho viste, come avevo detto stamattina, non mi sono preoccupata eccessivamente perché so che comunque ve la sapete cavare, però ti giuro Valentina, stamattina mi pareva una vita che non ti sentivo. Quindi tanto tanto affetto e un abbraccio a tutte voi. Posso? Mi sentite? Io cerco di essere sempre il più sincero possibile. Devo dire questo. Alla risposta che ha fatto, devo essere sincero, ad oggi non saprei proprio che fare. Nel senso, nonostante seguo Valentino, ma ripeto, sì, dobbiamo metterci lì, studiare, come dice Valentina, apprendere, come dici tu, capire, però allora io ho un'azienda con tre fratelli, è partita all'epoca ormai 60 anni fa da mio papà e ho visto questo, forse c'è sempre la paura, bisognerebbe scardinarla, di dire ma cosa potrei perdere, cioè almeno personalmente per me. Bene, ok, o parti con la consapevolezza e la coscienza di andare in questa direzione e cominciare a fare qualcosa di quello che è giusto, però la paura è sempre questa. Cosa potrei perdere? Perché a volte, come si dice sempre, il mio giardino è un po' verde e a volte basta questo, senza guardare quello dell'altro, guardo il mio. A volte dici qualcosa ho, anche se è vero, ascoltandoti capisci tante cosine, banalità, noi abbiamo avuto anche un controllo fiscale con i famosi studi di settore e lasciamo perdere come è andato a finire e alla fine però paghi. E però l'altro giorno ci pensavo e dici vabbè, ma io, loro dicono tu dovresti lavorare e secondo loro dovresti prendere questo. E tu pensi, io non posso avere un anno dove lavoro meno o perlomeno lavoro perché per mantenere, abbiamo sei famiglie da mantenere e per forza devo fare questo. E comunque abbiamo pagato in base comunque a una contrattazione alla fine, perché loro avevano detto una cosa, alla fine vai in contrattazione e paghi quello che... Perché qual è lo scalino successivo, gli abbiamo chiesto, è passa tutto in mano all'altro ufficio. E qual è l'altro ufficio? La guardia di finanza. Allora c'è sempre quella parolina magica, guardia di finanza, controllo, che un po' ti mette un po' di paura, gli effetti alla fine è sempre quella la questione, un po' di paura, perché non hai la conoscenza, perché non sai come, e paghi. Sinceramente ad oggi, ripeto, sono sincero, hai questa cosa che il hai queste due o tre cose, non mi lamento, non ti lamenti personalmente della tua vita, sì, è vero, fai, lavori, però forse questa, quello che loro fanno è proprio il terrore che ti fanno e quello che ti inducono a fare e per cui tu ti chiudi e dici vabbè, ok, fatto quello che faccio, quello che dite, perché tanto comunque io vado avanti e faccio il mio. Ci vuole, sono sincero, ci vuole un gran lavoro. Poi secondo me forse penso di essere comunque una persona che avrebbe bisogno di avere un qualcuno minimo che ti guida, dico una Valentina che ti dottrina, ti spiega un qualcosa, non so se sarei
personalmente una persona che dice ok, adesso parto, deciso, il leader c'è, un leader c'è e porta avanti qualcosa. Poi ci sono gli altri dietro che hanno forse la necessità di avere un leader davanti, come potrebbe essere una Valentina, e non è facile trovare una Valentina, cioè questo è il problema d'oggi. Tutti pensano di essere come Valentina, ma forse di Valentina c'è solo una, io ripeto, unica e rara. Ecco tutto qua, scusate. So che non è consolante. Ma io dico meno male che ce n'è soltanto una, ma voi pensate di rotto di palle, ad averne anche tu. Basta una. C'era Mauro che voleva parlare prima. Sì, scusate, volevo parlare anch'io, volevo dire una cosa. Mi sentite? No, io volevo fare un intervento un po' provocatorio, perché volevo fare una piccola domanda. Cioè, io ho sentito delle volte Valentina dire io sono qui e anche a costo della mia vita andrò fino in fondo. Ecco, io per esempio... rispondendo alla domanda cosa faresti se ti trovassi in una situazione di Valentina, cioè a subire dei soprusi, delle cose del genere, io l'ho già fatta la cosa che volevo fare, me ne sono andato a vivere in Africa. È stata una scelta motivata da una profonda convinzione che tanti anni di bombardamenti mediatici, di vita confortevole, di quella che è stata definita come la cultura occidentale, che poi è una cultura assolutamente manipolata, ha ridotto l'essere umano a essere invertebrato, cioè non abbiamo più le palle per andare fino in fondo e per credere fino in fondo in qualcosa. Siamo delle persone che ormai non hanno più la capacità di ribellarsi, ma di ribellarsi concretamente, attivamente, fattivamente. E io onestamente sto seguendo questa chat perché per me Valentina è un marziano, perché per me viene da un altro mondo, perché in questo mondo gente come lei non ce n'è più. Siamo tutti smammolati, siamo tutti cotti. È un'umanità che è finita. Il mondo occidentale per me è destinato alla morte. Per questo me ne sono andato. Scusate se il mio intervento non è stato entusiasmante, ma è quello che volevo dire. No, Mauro, invece è stato bellissimo. È stato bellissimo e ti ringrazio tantissimo. Perché come oggi, così stasera, al punto giusto, al momento giusto, nel modo giusto. Quindi grazie. Grazie a voi. A te. 22:54, quasi due ore di diretta, una serata bellissima anche stasera, e pregna, come dico sempre io, pregna. E vorrei lasciarci con una lettura. Questa volta non dico il termine prima. Il più perfetto grado di conoscenza delle cose più elevate, umane e divine. Più comunemente l'essere sapiente, cioè il possedere molta dottrina, profondo sapere e anche doti morali, prudenza e grandi capacità di discernimento. Dottrina. Atto. Effetto dell'insegnare e dell'apprendere. L'insieme delle cognizioni che si apprendono. Istruzione. Sapere. Sapienza, l'insieme dei precetti e delle teorie su cui si fonda
un movimento scientifico, filosofico, politico, eccetera. Il complesso dei principi della fede cristiana. Studio scientifico del diritto. Dal latino dottrina, derivazione di docere, insegnare. Ognuno di noi può essere insegnante, prima di se stesso e poi per gli altri, soltanto con l'esempio. È molto più semplice di quello che crediamo, come la legge, è semplice, chiara e grammaticalmente perfetta. Auguro a tutti noi una buona notte. Grazie. Buonanotte. Ci vediamo grazie domani. Te. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Vale. Buonanotte. Vale, ciao. Grazie Valentina.